Ciao ragazzi, benvenuti in questa puntata della Computer Museo. In questa puntata andremo a fare la recensione di quest'altra telecamera. La telecamera ha l'obiettivo Canon questa volta, credo che la scorsa volta avevo mostrato quello Philips, ma questa volta siamo qui per mostrarvi quello Canon. Allora, innanzitutto devo mettere un secondo a fuoco perché così non riuscivamo a prendere altro. Comunque, l'obiettivo Canon innanzitutto si può mostrare come. Allora, innanzitutto devo dire che l'immagine che sta acquisendo in questo momento la telecamera mi sta facendo rimanere sbalordito, perché veramente la qualità dei dettagli e tutto di questo obiettivo è veramente ottimo. Sarà per via dell'obiettivo Canon, sarà per via della telecamera, ma comunque è bellissima questa immagine, soprattutto in bianco e nero. Però a parte quello, l'obiettivo appunto che in questo caso, anzi forse avevo già recensito l'obiettivo Canon in questo caso. Sì, è quello infatti da 3,5, questo qui. E praticamente andiamo a vedere un secondo i dettagli che riesce a catturare questo obiettivo. Allora, innanzitutto partiamo con lo zoom stavolta. Quindi zoomiamo, quindi abbiamo già zoomato il massimo, andiamo a mettere a fuoco. Allora, devo dire che l'obiettivo di per sé è molto pulito, cioè nel senso l'immagine che viene registrata è veramente molto molto limpida. È bellissima, soprattutto nel dettaglio. Ma soprattutto adesso provo a spostarmi senza far saltare il mondo e vorrei fare un piccolo particolare. Quello che di solito faccio con le mie telecamere, cioè quello di prendere ad esempio il soggetto, che ad esempio sono queste piante, e fare questa cosa, mettere a fuoco sulle piante. Ok, devo dire che il nostro soggetto della nostra pianta non è che metta a sfondo sfocato sul retro, però deduco che se io vado a prendere un soggetto più vicino, ad esempio magari le piante anche più vicine, quindi cerchiamo di abbassarlo, ok, quindi in questo modo, e andiamo a mettere a fuoco, deduco che possiamo, ecco, infatti possiamo mettere ad esempio a fuoco queste piante che sono praticamente più vicine, o addirittura fare una sorta di questa cosa. Cioè, come vedete, è come se fosse una telecamera professionale, per farvi capire. È veramente ottimo anche di livello di immagine, qualitativa e altro. Ma soprattutto devo dire che l'immagine che ne esce fuori è veramente ottima. Poi, tornando a noi, adesso torniamo anche indietro d'immagine, possiamo notare che comunque l'immagine che viene acquisita è veramente ottima. Soprattutto il contrasto che si imposta da solo, l'immagine che si imposta da solo e roba del genere è veramente perfetta. Quindi vabbè ragazzi, comunque adesso mi giro un po' un secondo su di me per mostrarvi un secondo anche come si vedono le persone. Comunque, da questa puntata è tutto. Io vi ringrazio per aver visualizzato questo video. Non si sente più nulla, infatti, perché ho ridirezionato da un'altra parte. C'è una signora che mi sta guardando malissimo per la recensione che sto facendo io a caso. E a parte quello, io vi ringrazio per aver visualizzato questo video e ci vediamo alla prossima puntata della Computer Museo. Ciao ragazzi!